Gesù di Nazareth dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. Volgiamoci dunque alla conclusione del Vangelo di Luca. Lì si racconta come Gesù appare agli apostoli che, insieme ai due discepoli di Emmaus, sono radunati a Gerusalemme. Egli mangia con loro e dà alcune istruzioni. Le ultime frasi del Vangelo dicono: poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Io credo che mediterò a lungo questa lettura, perché è una lettura che mi ha portato, diciamo, a galla, dal mio profondo, dal profondo di me stesso, tantissime cose che anch'io dovrò analizzare più profondamente. E mi viene adesso in mente una battuta di un testo teatrale di Shakespeare. Amleto dice a Orazio: ci sono più cose fra terra e cielo di quante ne contenga la tua filosofia. Nel gesto delle mani benedicenti si esprime il rapporto duraturo di Gesù con i suoi discepoli, con il mondo. Nell'andarsene, egli viene per sollevarci al di sopra di noi stessi ed aprire il mondo a Dio. Per questo i discepoli poterono gioire quando da Betania tornarono a casa. Nella fede sappiamo che Gesù, benedicendo, tiene le sue mani stese su di noi. È questa la ragione permanente della gioia cristiana. Naturalmente, fortunatamente, anzi è un libro straordinario, bellissimo, come ripeto, profondo, e quindi si fa presto anche ad assentarci, diciamo, da una certa realtà. E quindi, leggendo il libro, leggendo prima attentamente la pagina e poi registrandola, ero solo con me stesso. E questo mi ha dato la possibilità di entrare, diciamo, in questo mondo meraviglioso e soprattutto di sentire dentro di me e vederle anche le parole straordinarie che credo ogni essere umano abbia accanto a sé.